Buongiorno, buona settimana, ben ritrovati con l'informazione di World News Web 24 e con Mattina 24 Live. La cultura stamane in apertura del nostro giornale. Grande successo al Teatro Mercadante di Cirignola nel Foggiano per la compagnia filodrammatica dei Napoletani Per Caso, che trionfa e ritorna sul campo teatrale dopo 4 anni di assenza con la commedia di Peppino De Filippo. Non è vero, ma ci credo. Tutto esaurito e grandi emozioni per tutti quanti. Se trionfo doveva essere, lo è stato su tutta la linea. A distanza di 4 anni, la compagnia filodrammatica dei Napoletani Per Caso trionfa al Teatro Mercadante di Cirignola nel Foggiano con la commedia In 3 atti di Peppino De Filippo. Non è vero, ma ci credo. I ragazzi, diretti splendidamente dalla regista Palma Perchinunno, hanno infiammato la platea del Teatro Pantino, stracolmo di gente. La sincronia nel recitare i ruoli assegnati con straordinaria connessione, unitamente alle ore di prove delle settimane che hanno preceduto l'evento, hanno dato il senso pieno di una squadra che da 20 anni calca il palcoscenico della città opantina, facendo emergere persone diverse fra loro che lavorano nella vita sociale di ogni giorno, ma unitissimi per la passione teatrale. Il pubblico aveva chiesto a gran voce il loro ritorno e man mano che i giorni passavano si capiva l'enorme affetto della città verso di loro e hanno ricambiato in tutte e quattro le serate in maniera pazzesca, sia pure anche in questo caso per i protagonisti con mille peripezie risolte. Il tutto con la consapevolezza che fare teatro amatoriale da queste parti conta tanto e non per modo di dire. Mimmo Siena, World News 24, Teatro Mercadante, Cirignola. Foggia. E nel corso della notte abbiamo fatto le interviste a tutti i protagonisti che vi faremo sentire nel corso di questi 3 giorni di settimana. Ne abbiamo fatte tante, quindi abbiate anche la pazienza di dover aspettare anche le nostre edizioni per poterle farvele rivedere tutte. Ma in questa edizione cominciamo subito con le emozioni, con due dei protagonisti della commedia, Barbara Calvi, che ha interpretato la moglie del commendatore Savastano, anzi, scusate, del commendatore Gervasio, e poi Beppe Rendine, appunto, il commendatore. Andiamo a sentire le loro sensazioni ed emozioni. Barbara Calvio, che effetto fa dopo 4 serate indimenticabili questa splendida avventura per Un'emozione grandissima. Un'attesa trepidante e un pubblico che in realtà ci aspettava. È stato un successo, stasera partiremo con l'ultima serata e la risposta del pubblico è quella che ci ha riempito più di gioia. Veramente un grazie a questa Cerignola bella, a questa Cerignola che ci appartiene, a questa Cerignola che non smette mai di stupirci. Io, come moglie del commendatore, ho vestito i panni di Teresa Savastano e ne sono veramente orgogliosa. Una commedia bellissima all'insegna della superstizione, chi di noi oggi non lo è? E come dirò, nel finale, la superstizione è solo una brutta malattia. Grazie, Mimmo. Allora, Beppe Rendine, che bilancio facciamo di questa splendida avventura? Inizialmente non ce l'aspettavamo e invece appena abbiamo detto di stampare i biglietti, noi abbiamo avuto già più della metà delle prenotazioni di gente che ci vuole bene, ci supporta e ci applaude ogni volta che viene a teatro e di questo siamo veramente contenti. Questo ci carica molto. Certo, beh, perché tornare in scena dopo 4 anni è stato bellissimo. Ma è stato veramente commovente perché noi abbiamo Damiano, tanto io agognato non posso più vivere senza di te. questo momento e quindi lo abbiamo onorato con queste 4 serate a teatro. E va anche rimarcato che nella serata di sabato c'è stato anche un intervento dal vivo del direttore artistico Savino Zava,
direttore artistico del Teatro Mercadante, il quale ha detto che farà tutto quanto per il suo potere per cercare di mantenere aperta questa splendida realtà teatrale. Tra l'altro, ultimo dato in ordine di tempo, che nella serata conclusiva tra i protagonisti c'era anche il vescovo della locale diocesi di Cerignola, Ascoli Satriano. Torneremo a parlarne questa sera con dentro la notizia di questo splendido trionfo, anche perché abbiamo tante interviste da farvi sentire nell'arco di questi giorni, compresa naturalmente stasera, la vedrete, l'intervista anche con la regista della compagnia Palma per chi l'uno. Adesso le altre notizie di questo giornale del mattino. Lorenzo Lomuzzo è il nuovo rettore della Università di Foggia. Succede a Pierpaolo Limone. L'elezione è avvenuta giovedì scorso. Lomuzzo è stato eletto con 341 voti, mentre la sua diretta concorrente, la professoressa Donatella Curtotti, ne ha ottenuto 159. Nelle sue prime dichiarazioni Lomuzzo ha detto: vedo qui tutte le anime dell'Ateneo e ci tengo a ringraziare tutti, intendo rilanciare l'UNIFG e continuare a costruire, e bisogna ricominciare a lavorare tutti insieme ed ad essere una comunità unita. Allerta maltempo oggi in diverse regioni del nord e del sud Puglia compresa, con complice una struttura depressionale che è in arrivo sulle regioni nord-occidentali. Anche a centro-sud favorirà anche un flusso di vento certamente non semplice. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi, è stata valutata l'allerta gialla anche per quanto riguarda la Puglia, e naturalmente la raccomandazione delle varie sezioni della protezione civile, compresa anche quella pugliese, e quella in ogni caso di stare attenti e di non uscire di casa se non strettamente necessario in caso di vento. Adesso occupiamoci anche di terzo settore, perché è un terzo settore quello che è più vicino alle esigenze, ma soprattutto nel cercare di capire le popolazioni. Avviene nella BAT con la costituzione di un accordo con diverse anime di questa importante realtà. News24.city ad Andrea. Operative sociali che operano in campo culturale e sociale assieme con l'obiettivo di mettere attorno ad un tavolo competenze, energie, esperienze e storie diverse in tutte le regioni d'Italia. È con questa idea che è nata la Rete delle Culture, una rete per favorire battaglie comuni e un intenso e proficuo scambio di informazioni e collaborazione. Stiamo provando ad associarli in un progetto che è una sfida per il nostro paese, perché non c'è, non esiste una rete nazionale di organizzazioni culturali che, diciamo, possano trovare poi ospitalità, ascolto e confronto anche nelle sedi istituzionali. Basta dire che il forum del terzo settore, a cui noi abbiamo adesso volentieri aderito proprio su loro richiesta, organizza 105 reti nazionali, nessuna delle quali è culturale. Già vinte diverse battaglie per la cultura nel periodo buio del Covid, grazie anche all'inserimento nel forum del terzo settore. Ora però si guarda al futuro con uno sguardo completamente diverso alle imprese culturali, che possono essere davvero un motore di sviluppo essenziale per l'Italia. Uno degli obiettivi principali su cui noi cercheremo di impegnarci nelle prossime settimane sarà quello finalmente di approvare nel nostro Paese una legge quadro sulle imprese culturali e creative, prescindendo dalla forma giuridica che esse avranno. E adesso la pagina sportiva. La pallavolo: si è completato il quadro dell'ottava di ritorno della Serie B2 femminile per la Peninsula Libera. Virtus sconfitta ad opera della seconda in classifica Francavilla per 3-1, ma con almeno una piccola soddisfazione di aver vinto un set contro le avversarie. Nuova sconfitta per la Fenice Libera Virtus in Serie B2 femminile. Nell'ottava di ritorno alle virtusine allenate da Pino Tauro, KO per 3-1 dalla seconda forza del campionato, ma con la piccola soddisfazione di aver strappato un set alle avversarie. Si parte proprio da quel vinto, poiché le padroni di casa se la sono giocata approfittando di un calo psicofisico delle avversarie, che avevano dominato i primi due parziali con scioltezza, 25-14, 25-15. Nonostante l'assenza della capitana Candida Viscito, da casa Mansi, Mancini, Sollacu hanno lottato con cavarvietà nella terza frazione, cercando di fare il tutto nella quarta per andare al tie break.
ma Francavilla ha maggior tasso tecnico e il 3-1 sancisce la fine del match. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche per preparare la Mission Impossible contro la capolista Pasano, che ha vinto contro la pallavolo Cerignola sabato, con la speranza di tornare dalla terra brindisina con qualche punto utile in una corsa a salvezza ancora aperta più che mai. Calcio, qualificazioni mondiali Euro 2024. Dopo la sconfitta subita al Maradona, la nazionale azzurra di Roberto Mancini si rifà sotto e vince la seconda partita in trasferta contro Malta grazie alle firme di Retegui al 15° minuto del primo tempo, lo stesso autore del gol dell'accorciamento delle distanze nella gara di esordio al Maradona contro gli inglesi, ed il raddoppio da parte di Matteo Pessina. Tutto questo dunque in una condizioni in cui Roberto Mancini ha potuto contare su uomini importanti e anche con qualche piccola defezione in più hanno retto l'urto. Adesso se ne riparlerà con le qualificazioni europee intorno ad aprile, ed il prossimo weekend ritorna anche il campionato di Serie A con una sfida importante al Maradona tra Napoli e Milan, ricca di grandi suggestioni. È tutto, il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle 17:30 con Lunedì Sport. Vi ricordo di continuare a seguirci sui nostri canali social. Grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata.